il protagonista dell'incontro della Civica di oggi, nonché ex studente e docente della scuola, è il regista Maurizio Zaccaro. Ha diretto film e documentari per il cinema e la TV, diventando amico e storico collaboratore di Ermanno Olmi. Quali sono le principali eredità che Olmi le ha lasciato? Lui ha detto: Maurizio, ricordati, ogni film deve avere la sua dignità. Diceva sempre: noi siamo dei saltimbanchi itineranti, o facciamo le cose come devono essere, o se no tanto vale che stiamo a casa. Tutta la pratica, la filosofia di Olmi ruota attorno a tre elementi ben precisi, che sono l'originalità dell'idea, la libertà d'espressione e la novità della modalità. Quello che invece mi sta più a cuore è l'allestimento schietto, l'allestimento che non deve essere fatto di cose posticce, no? E questa è la scuola di Ermanno. Quali sono le più grandi differenze tra la realizzazione di un audiovisivo per la TV e uno per il cinema? Qual è la differenza fuori dall'Italia fra televisione e cinema? Non esiste. Gli attori sono gli stessi che fanno i film. Gli attori che tu chiami qua per fare la televisione sono un po' inibiti poi dal produttore a fare i film, perché sono tipicamente televisivi. Poi dopo c'è la differenza delle storie e c'è la differenza degli sceneggiatori, e qui tu chiami il tallone d'Achille della televisione, perché gli sceneggiatori che scrivono per la televisione sono a loro volta inibiti dai produttori della televisione, che sono a loro volta inibiti dal network. Come se il network avesse il dono assoluto di capire qual è la storia più importante per il pubblico della TV generalista. Ed è come se qualcuno fosse accecato, che non vedesse dove stiamo andando oggi, che ci sono 3.000 piattaforme che nascono, che della TV generalista non se ne fanno più nulla, perché i ragazzi non vanno sulla TV. Allora uno vede un altro mondo, oltretutto di come vengono girate queste cose. Cioè, il film è bello se è credibile, se non è posticcio, se non è fatto di orpelli, se non è fatto di attori che si muovono nel vuoto cosmico, pneumatico, delle battute inutili. Quindi la scuola di cinema, secondo me, è questa. Deve essere una grande scuola di narrazione, più che di tecnica. Vaglielo a spiegare. Lei è un ex studente di questa scuola. Alla luce del suo percorso, che cosa si sente di consigliare agli studenti di oggi? Di avere l'opportunità di stare al fianco di qualcuno che ti permette di rubargli il mestiere. Se questa cosa non avviene, tu puoi fare tutte le scuole di cinema del mondo, ma avrai sempre una carenza dal punto di vista non della preparazione professionale, ma dal punto di vista umano. Avere un mestiere per le mani non è che lo impari sui testi, sui libri di scuola o perché un insegnante viene a dirti come devi fare una cosa. Devi avere qualcuno che trasmette in te, in quel momento, quello che è lui.